qui una candidata a cui io porto fortuna, perché ho fatto la sua campagna elettorale un po' di anni fa a Saint-Donat e ha vinto. E l'ho apprezzata perché è dura, dolce, flessibile, è un ossimoro vivente. Forza e tenerezza assieme, intelligenza e passione, bellezza e competenza. Sei stata fortunata nella vita, sei stata fortunata, così tanti talenti. Bene, abbiamo una candidata che non è solo una candidata, è il simbolo di una grande alleanza, è il simbolo di una grande alleanza rivoluzionaria per il paese. Vedete, quando vi parlano tutti della Lega, mi dicono, ma tu temi la Lega? Io dico no. Primo perché io ho tra l'elettorato leghista forse altrettanta consenso che tra il mio partito, il PDL. Secondo perché quando si vince insieme è la cosa più bella. La cosa brutta è quando uno fagocita l'altro. Quando l'Italia dei Valori si mangia il PD, quella è una cosa fetente, perché induce comportamenti abnormi poi all'interno, rincorse abnormi all'interno, rincorse a sinistra, rincorse a destra, ci si pugnala, si pugnalano. Ma quando la Lega vince e noi vinciamo, quando tutti e due vincono su uno stesso progetto di cambiamento del paese, è la cosa più bella del mondo, è quando portiamo via voti agli altri, non al nostro interno, non ci cannibalizziamo, è la cosa più bella. E quando dentro questo governo non c'è mai stato un momento di tensione con i colleghi ministri della Lega, mai, mai. E io dico, oggi c'era Umberto Bossi e Mestre, e io dico, questa è la coalizione forte vincente. E a questa coalizione chiediamo a tutti gli altri riformatori di unirsi. Questo è il senso del cambiamento. Vediamo l'altra coalizione, da chi è fatta? Da chi? Nel PD, vabbè, ci sono le anime cattocomuniste, passi. Poi c'è l'Italia dei Valori che sta fagocitando letteralmente il PD. Poi ci sono i sinistri, i sinistrati, quelli che non sono entrati al Parlamento Europeo. Ho perso persino il conto perché si sono spaccati in due, tre, in quattro. Manca Pecoraro Scanio, per la verità. Abbiamo perso le tracce. Abbiamo perso le tracce di Pecoraro Scanio. Devo dire con grande rammarico, ma ce ne siamo fatti una ragione. Però continuano ad esserci i Ferrero, i Vendola, i Ferrero, i Diliberto. Alzi la mano, chissà dove sono collocati i Ferrero, i Vendola, i Diliberto. Scomparsi, spariti. E loro sarebbero il retroterra del PD. Loro a livello locale si mettono tutti insieme appassionatamente a far che? Con quale visione politica convergente? Noi sappiamo cosa vogliamo. Lo vogliamo a livello di governo e lo vogliamo a livello locale. È molto chiaro, coerente, preciso. Vi immaginate mai se vincesse un candidato di quell'armata Brancaleone che è ormai la sinistra? Dove porterebbe questa città? Spinello libero? Immigrato libero? Dico, perché è questo. Dove porterebbe a livello locale quella coalizione che è stata negata, buttata via a livello nazionale? Perché riciclarla a livello locale? Adesso hanno avuto il coraggio di dire ci candidiamo noi soli, PD, puri e duri. Almeno avrebbero avuto la dignità di dire se vinciamo governiamo, forse. Ma poi si mettono tutti insieme appassionatamente in una coalizione senza capo né coda, già sconfitta dalla storia, quella S maiuscola, e dalla storia nazionale.
le scorse elezioni politiche, ma anche le scorse, le passate elezioni europee. Per cui, vabbè, non voi che siete qui, che siete già convinti, ma a voi fuori di qui, a chi pensate di dare in mano la vostra comunità? All'armata Brancaleone? All'armata Brancaleone dei sinistrati? Sinistrati. Sinistrati moralmente, sinistrati ideologicamente, sinistrati culturalmente. Ai sinistrati che per vivere devono appoggiarsi ai poteri forti, finanziari e editoriali. Basta! Basta! Pensiamo al futuro, pensiamo ai nostri giovani. Guardate, la cosa più bella. Pensiamo ai nostri giovani, pensiamo alla scuola, all'università, alla ricerca, all'apertura nei confronti dell'estero, agli stage, andare in giro per il mondo, tornare, come facevano i nostri nonni, i nostri progenitori, i nostri antichi. Pensiamo ad aprirci nella libertà, nella storia, nella nuova Europa. Noi siamo l'Italia più bella, noi siamo l'Italia migliore, più buona, più gentile. Noi siamo questa Italia. Noi non siamo l'Italia dell'odio, noi non siamo l'Italia dei no global, dei centri sociali, noi non siamo l'Italia che odia l'avversario politico. Per noi l'avversario politico è semplicemente un avversario politico che si batte con i contenuti, con i fatti, con le idee, con i programmi. Noi siamo anche un po' ingenui, però per questo siamo più forti. Perché abbiamo la forza della nostra consapevolezza di essere appunto l'Italia per bene. Non lasciatevi deviare o fuorviare dalle intossicazioni. Non lo avete fatto nel primo turno, non lo farete al secondo. Andate a votare, tanti e di più rispetto al primo turno. Votate il vostro candidato, Angelo. È meglio che c'è sulla piazza, garantisco io, garantisce il professore. Poi lei non ha bisogno, Francesca, è anche lei meglio che c'è sulla piazza, e Mario Dalla Torre e tutti gli altri. Io devo dire, mi sono particolarmente speso in questa campagna elettorale, per una semplice ragione, che ho avuto questo ministero. Sarei bravino, sì, sarei bravino. Ho combinato l'ira di Dio. Mi sono sincronizzato con i sentimenti della gente e dalla gente ho ottenuto un enorme consenso, un enorme affetto, un'enorme stima, un'enorme aspettativa. E proprio per questa ragione ho ritenuto di dover restituire qualcosa. È un mese e mezzo, Mario lo sa, che dopo il mio lavoro a Roma, al Ministero, al Governo, eccetera, io mi passo tutti i fine settimana a far campagna elettorale in tutta Italia, perché sentivo come dovere di restituire alla mia gente quel consenso, quell'amore, quell'affetto che sento in giro quando mi dicono vai avanti, forza, non ti fermare, non ti lasciare intimidire, vai avanti. Un affetto straordinario. Che è la voglia di cambiare della gente che si riconosce in me, ma io chi sono io? Solo per un piccolo momento l'interprete di questa voglia meravigliosa di cambiare degli italiani. Per cui ho voluto fare una campagna elettorale forsennata proprio per restituire questo amore che io ho sentito nei miei confronti. E lo restituisco a voi. Grazie. Innovazione.